Ok, allora dopo questa bellissima presentazione possiamo cominciare ad aprire la nostra Neuron Light Wizard Kit. Che dici? Apriamo? Ok, allora apriamola. Oh, che vediamo? Vediamo un bellissimo libretto di istruzioni che ci illustra tutti i componenti presenti nella confezione. Dimmi, Volevo dimmi. dirti che dopo voglio capire cosa devo fare con chat con il net, oppure Certo, poi facciamo vedere voglio vedere tutto. tutto. Dopodiché abbiamo un kit di carta con diciamo, tutto il materiale per fare dei progetti che abbiamo illustrati all'interno di questi fantastici di queste fantastiche schede. Ok, allora Lorenzo, adesso mi aiuti a far vedere ai nostri amici tutti i pezzettini presenti in questa bellissima scatola? Sì. E Allora, questo che cos'è? Vediamo un po'. questo è per le batterie 3D per poi accendere con questa lucetta qua, Sì, bravissimo, i LED. bravissimo. Questa cosa in pratica si chiama è una resistenza variabile. Questa resistenza serve per aumentare e diminuire diciamo, l'intensità della corrente che ci passa attraverso. Dopodiché, che c'è? Vediamo un po', un altro componente. Dico questo. Questo. Ah, questo è un fantastico bottone, un bottone che serve per accendere e spegnere, vero? Bravissimo. Infatti, questo è un bottone che è un on-off, cioè se viene premuto e acceso, si viene lasciato e spento. Bravissimo. Sono bravo con connessione. Certo. Dopodiché, che cosa abbiamo? Questo abbiamo un Ho fatto un LED, questo qua, scegliamo, ok. Quello che cos'è? Questo è un. i capelli e ne posso toccare anche le cose di LED, il lanciafasci. Ok, questo qua che cosa serve? Come hai detto tu, serve per agganciarci questi bellissimi e coloratissimi cavetti fluorescenti che si illuminano al buio, bravissimo. Questi cavetti si illuminano a seconda di come questo piccolo blocchetto li comanda. Questo blocchetto può avere in ingresso un qualsiasi altro tipo di blocco che può essere un bottone piuttosto che un sensore che poi andremo a vedere. Dopodiché, che blocchetto scegliamo? Ci diamo questo per fare Ok, rumore. serve per fare rumore. Ok, questo qui che cos'è? Come ha detto Lorenzo, è un sensore sonoro. Serve per captare i rumori che ci sono, diciamo, all'interno della stanza e pilotare un altro blocco che è a valle di questo sensore. Perfetto, quindi un sensore sonoro. Prendiamo un altro blocchetto. Torniamo a questo blocchetto, questo c'ha le lucette. Come ti dicevo, per far accendere le lucette, fatto così, farlo Sì, questo. infatti questo è un LED panel con una serie di LED che rappresentano, che servono appunto per rappresentare delle piccole immaginette. Poi, Poi segno questo. Che cos'è quello? Fallo vedere qui. Piano, Questo serve uguale a questo. piano. Questo serve per collegarlo, questo sono uguali, No, quindi sono simili, bravo. Questo qui non è altro che un LED strip. Questo LED in pratica che cos'è? È un LED che diventa di tanti colori. Ci sono ben 15 colori diversi. A seconda del segnale che riceve in ingresso, si colora in una determinata maniera. Dopodiché manca il blocchetto più importante. Bravo. Questo non è altro che il blocco principale che serve sia per alimentare tutto il circuito e si, tramite il cavetto USB che è in dotazione e sia per connettere tutto il circuito tramite Bluetooth all'app. Sì, perché questo, diciamo, questo Neuron, a differenza del Little Bits, è configurabile, ogni blocchetto è configurabile tramite un'app. L'app è presente sia su Android che su iOS,
ed è molto, molto carina perché è tutta drag and drop. Dopodiché, che stai prendendo, papà? Fallo vedere qui. Che Oh, è vero, cos'è? questo serve per far funzionare e per far attaccare LED un'altra volta e Bravo, mezzo. questo qui sì, infatti è un cavetto, si chiama cavetto flat, che serve per connettere i vari blocchetti a distanza. Vedi? Puoi mettere un blocchetto e poi puoi stare a distanza e mettere un altro Ma blocco. vogliamo contare tutti i fili, Sì, capito? questo filo già l'ho raccontato, è un cavetto USB che serve per alimentare il Sì, circuito, mentre quest'altro non va. Ok, aspetta, non lo voglio ancora aprire. aprilo. Fallo vedere qui. Questo qui in pratica è un cavetto, una flat con. Sì, sono tanti LED colorati che si possono accendere tramite il LED strip. Vedi? Si Papà, si ti collega connetti così. qua e poi riconnetterò e poi non hai Bravissimo. niente Adesso, quando noi faremo, io e te faremo delle app, dei progettini insieme, li faremo vedere ai nostri amici, ok? di niente. Si può, Va avvia. bene, adesso saluta, fai ciao, ci vediamo. Ciao. Ciao. Ok, ciao a tutti, grazie mille.